In diretta dal pianeta dei liberisti, Leoni Files, un podcast dell'Istituto Bruno Leoni di e con Carlo Amenta, Serena Sileoni e Carlo Stagnaro. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti su Leoni Files, sono Carlo Stagnaro e con me ci sono come sempre Serena Sileoni e Carlo Amenta. Ciao ragazzi! Ciao Carlo! Ciao, grazie mille, ragazzi! Certo. Nel senso, mai non mi sento più ragazzo da tempo. Vabbè, no, invece oggi dobbiamo sentirci ragazzi, dobbiamo sentirci giovani perché finalmente ce l'abbiamo fatta. Sì, a fare? A fare che? Come, a fare cosa? No. Non avete visto la grande novità di questi giorni? Sì. Abbiamo... Ce sono tante. Stiamo realizzando il ponte aereo per riportare Amenta a casa. Ecco, finalmente. Il ponte sul fiume. Quindi mi stai dicendo che finalmente dopo 40 anni fanno il ponte sullo stretto. No, aereo. No, siamo aereo. Evoluti Amenta. Ormai basta viaggiamo più sulle ruote. Basta con questo cemento, i ponti crollano. Non paghi di Alitalia, la regione siciliana sta per dotarsi di quello che le manca, cioè di una compagnia aerea da sé medesima controllata. E finalmente, ecco, Carlo Amenta, che passa le sue settimane in giro per il mondo, finalmente avrà un modo per tornare a casa e essere accolto dall'affetto di suo padre. Ma infatti secondo me è la moglie che ha lanciato questa iniziativa. No, veramente, se l'ha lanciata è nella speranza che fallisca e così non posso più rientrare a casa. Aspetta, perché i voli sono... per la Sicilia, ma anche dalla Sicilia. Sì, no, ma la cosa divertente è che in realtà... dici, quante azioni ha comprato tua moglie? No, allora, intanto è un'iniziativa di azionariato popolare. Appunto. Che come noto non ha mai funzionato, quindi già nella sua, diciamo, apertura comincia con l'essere praticamente un fallimento annunciato. Ma al di là di questo, che chiaramente è tipico delle iniziative siciliane, la cosa più divertente è che la regione siciliana ha più volte invocato la compagnia di bandiera siciliana, scusate se rido mentre lo dico, ma non riesco neanche a credere che lo sto dicendo, e in realtà si sono finalmente trovati dei capitani coraggiosi, che tanto coraggiosi non sono, perché di soldi propri ce ne hanno messi pochini, hanno fatto questo azionariato popolare e lo chiedono agli altri, ma soprattutto vi segnalo che nella propria mission la società richiama il diritto a viaggiare fermando la brutalità, testuali parole, delle pratiche del trasporto aereo con i conti in attivo. Una compagnia costruita dai passeggeri che serve gli abitanti e gli ospiti delle isole siciliane. Sostenibile, quindi, assolutamente sostenibile. Quindi in un mercato in che effetti già fa... non si può certo dire che sulle low cost si viaggi comodi, quindi forse la brutalità è quella. Esatto, sì. No, potrebbe essere che in queste, infatti, addirittura si parla di un aereo cabriolet. Io ho saputo che il primo modello sarà cabriolet, senza tettuccio, direttamente tutti dentro a guardare sotto. No, ma la cosa bella è che, come sempre... Come Willy Fogg andrà in mongolfiera da Palermo. No, infatti ho già comprato gli occhialoni, quelli, diciamo, degli anni 40. No, la cosa più bella è che in realtà, anche a leggere lo statuto, la sensazione che uno ha è che in qualche modo i politici hanno invocato la compagnia di bandiera e un gruppo di imprenditori, nella migliore tradizione dell'imprenditoria siciliana, invece di porsi il problema delle competenze del mercato, hanno detto, sai che c'è, forse qualche contributo pubblico prima o poi lo metteranno in piedi, tac, facciamo una bella società e qualcosa riusciremo a prendere. Che il mercato mi sembra un po' asfittico. Resto è difficile dargli torto, nel senso che quando uno vede la vicenda all'Italia, poi giustamente ne trae conseguenza e agisce in maniera coerente. Si chiamano, gli economisti le chiamano aspettative razionali. Esattamente. Cioè, se salvano quelli che sono un bidone da decenni, c'è una ragione al mondo per cui non dovrebbero salvare anche altri. Io sono una romanticona, qualche azione la voglio sottoscrivere così. Grazie. Anche se probabilmente la moglie di Amenta le comprerà per far partire Amenta dalla Sicilia, io invece le voglio comprare per consentire ad Amenta di tornare a casa. Grazie. Qualunque sia il motivo, compratele, soprattutto perché così almeno comprano le ali. Guarda, c'è il rischio che fanno compagnia aerea. Io voglio prendere qui un impegno pubblico. Sì. Io tra qualche settimana devo scendere in Sicilia in visita pastorale.
e per farlo, se sarà possibile, volerò con le aeroline siciliane. Controlla, ecco, allora... controlla che ci sia benzina a bordo. No, raccomando. Vabbè, più che altro allora io ti dico direttamente i tuoi impegni, perché tanto non arriverai mai, diciamo, quindi fondamentalmente. Diciamo, fine pena mai, ma... praticamente. Ecco, una cosa di questo. Vabbè. Fine pena mai. Fine pena mai mi fa venire in mente. Nemmeno fosse c'era... il carcere. C'era qualcosa che di cui volevamo parlare ora. Aspetta, una cosa, ma però era un dettaglio, non era. Sì, siccome ci eravamo divertiti con la vicenda delle aeroline, vogliamo passare a una cosa un pochino più leggera, giusto? Perché voi così. Sì, un dettaglio, aspetta. Un dettaglio tipo la libertà personale, quella cosa per cui puoi andare, puoi essere giudicato fino all'infinito. Tipo che non ti fanno più scendere dall'aereo. Esatto. Non fanno più, potresti avere un processo che non finisce mai, una cosa così? Vabbè, dai. Ma sarà Speriamo l'arcano, dai, perché poi... Perché i nostri ascoltatori, però, guardate che sono intelligenti e secondo me ci sono già arrivati. No, pensavo che il fatto che ci seguissero invece denotasse, in realtà, però questo non è... No, ma non puoi insultare quelli che ci seguono, no, vabbè, ma dai. No, siccome invece... li conosco quasi tutti, cioè i parenti, posso dire... Ora siamo seri perché il tema è molto serio. Volevamo parlare della prescrizione, ecco. Che è un argomento molto 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 serio che merita attenzione. Ecco, visto che è un argomento forse serio, spiegacelo tu, Serena. Cos'è la prescrizione? Forse molta più attenzione di quella che non gli sia stata dedicata dal Parlamento negli ultimi tempi, cosa che ha consentito agli improvvisatori del diritto, tra cui Fofo Di Gei, come lo chiama Menta. Di... Non è che io lo chiamo perché... Questo è vilipendio. Scusate, ma se la sua competenza principale è quella che lui è famoso per quello, lo mettono a fare il Ministro della Giustizia, non è colpa sua. Voglio dire, se uno sapeva fare il DJ, l'avessero messo al Ministero ancora dei beni culturali o dell'intrattenimento, quello avrebbe fatto bene, così ha i suoi problemi, ma non è colpa sua. Devo darti ragione, devo pensare che c'è più colpa in chi non ha saputo sorvegliare bene, vigilare bene sulle sue pessime intenzioni più che su di lui, per quanto sia avvocato, per quel che valga avere il titolo di avvocato. E perché questa riforma della prescrizione è veramente una ferita gravissima al funzionamento di uno Stato che si voglia dire moderno, democratico, rispettoso dei diritti, rispettoso dei cittadini, mettiamola così, è una ferita che con buona pace di dichiarazioni, intenzioni di qualche leader di piccoli ma importanti partiti, ogni riferimento a Renzi è puramente casuale, io temo che sia difficile da sanare, perché questa riforma della prescrizione fondamentalmente consente un blocco della prescrizione una volta che si va in secondo grado di giudizio, anche nel caso in cui si sia stati assolti. Ora, conoscendo le sorti dei processi penali e conoscendo anche un minimo di statistiche su quante persone innocenti, con buona pace ancora una volta del nostro Ministro della Giustizia, vanno in carcere anzitempo, è una cosa da far tremare i polsi. Che gente che potrà un giorno essere assolta, potrà però subire nel frattempo un processo che è una pena, perché non ha un tempo definito in cui essere chiuso, e quindi si potrà vedere all'infinito parte appunto di un processo penale in cui si parla, in cui è in gioco la sua libertà personale, in cui è in gioco il rischio di andare in carcere o la possibilità di uscire dal carcere, perché appunto purtroppo si va in galera anche prima di essere stati condannati in via definitiva. Ecco, quindi, insomma, se la cosa, una delle cose più care che abbiamo è la nostra libertà come persone fisiche, la prescrizione è un vulnus terribile e soprattutto è una pena, è proprio kafkiana, non so se vi ricordate il processo di Kafka. Kappa, il protagonista del processo di Kafka, entra in questo processo proprio fisicamente nel tribunale senza sapere per quale colpa è imputato, per quale reato gli viene addebitato, si apre un giudizio, lui non ci capisce niente, finisce il libro con lui che continua ad essere nei gangli di una giustizia che ancora non gli ha detto per quale motivo è processato. Ecco, però Serena, fammi fare un po'...
fammi fare l'avvocato del diavolo, Serena, come Keanu Reeves nel film con Al Pacino. Sì, uguale, preciso. Cioè... No, la stessa cosa. Ma anche... Beh, d'altra parte... D'altra parte anche io sono, chi era? Charlize Theron. Charlize Theron sarebbe una diminuzio per te. No, ma neanche dire Al Pacino. Ma neanche dire fammi fare Al Pacino. Fammi fare chiaro, fai almeno Al Pacino, che almeno era anziano in quel film. No, no, andiamo però avanti, perché Al Pacino era il diavolo, io devo fare l'avvocato del diavolo, capito, cioè mi hanno disegnato così, questo è il mio ruolo, ecco. Sì, non è colpa mia se il mio alter ego cinematografico, anzi è Keanu Reeves che faceva stagnare. Vabbè, ma non male, allora, che ci sono io che faccio Telly Savalas. No, un'obiezione, che è l'obiezione che farebbe il ministro della giustizia, è che la prescrizione in realtà è uno strumento che può essere utilizzato in maniera opportunistica, soprattutto dai ricchi che si possono permettere degli avvocati bravi, azzeccagarbugli, di quelli che vanno a scovare le pieghe del diritto, eccetera, per allungare i tempi del giudizio e appunto scavallare la data della prescrizione stessa e farla franca. E quindi eliminare la prescrizione è anche un modo per garantire non solo la certezza della pena, ma anche la parità di trattamento tra i cittadini. Questa è una grande favola, perché i tempi... Cioè, tu Keanu Reeves lo liquidi così? Beh sì, ma per altri motivi. Ma manco fossi Al Pacino. No, un'altra favola, nel senso che i tempi del processo ce li ha in mano il giudice, appunto. E soprattutto anche per un secondo motivo, perché la maggior parte delle prescrizioni, per la terza volta con buona pace del nostro ministro della giustizia, in realtà si consuma in fase di indagini, cioè prima che si apra un processo, quando ancora le parti del processo non esistono. Uno dei principali problemi del settore penale, della giustizia penale, è proprio la fase delle indagini preliminari, che tra i tanti problemi che ha, compreso l'utilizzo della custodia cautelare, ha anche quello di allungare i tempi oltre quelli che dovrebbero essere i termini di legge, questo sì forzando le procedure, ma non da parte degli avvocati, da parte degli inquirenti, allungando i tempi talmente tanto da far scattare nella maggior parte dei casi proprio lì la prescrizione, o comunque da far decorrere la maggior parte dei termini di prescrizione proprio in quella fase lì, quindi non in giudizio. Quindi che siano gli avvocati dei ricchi e gli avvocati dei grossi studi legali quelli che hanno gli strumenti per dilazionare i tempi del processo non corrisponde proprio a vero. Però Serena, Carlo, che è astuto come Johnny Bassotto, mi faceva notare oggi... ognuno il suo, no? Mi faceva notare oggi che chi ha rubato prescrizione... la marmellata. Vedi, e lui ha rubato la marmellata e vuole usare la prescrizione. Cioè, la prescrizione è scaduta, la marmellata, quindi... Ma... La marmellata, non la prescrizione. Mi faceva notare, Carlo, che nella maggior parte degli altri paesi comparabili con noi non esiste un istituto simile alla nostra prescrizione, quindi se ne può anche fare a meno in fondo. Sarebbe bello fare a meno della prescrizione se l'amministrazione della giustizia funzionasse bene. Cioè è ovvio che la prescrizione se scatta la prescrizione c'è un problema di giustizia, di accertamento della verità. Questo è sicuro. Ma il fatto che, diciamo, se tu hai un problema, non lo elimini eliminando una delle cure, no? Devi eliminare il problema. Diciamo che in fondo è come se la pezza e la toppa fosse peggio del buco. Cioè l'idea è che in fondo, mi sembra di capire, per quello che posso capire io di diritto, è un istituto che ha sicuramente dei fondamenti anche di principio, di cui però si può fare a meno qualora il sistema sia efficiente. Allora a Fofò dovremmo dire: beh Fofò, puoi anche avere ragione, cercare di levare la prescrizione, prima di farlo sistema il sistema giudiziario. È un po' il dito, è un po' il dito e la luna, no? È la storia del dito e della luna. Cioè se tu hai un problema di inefficienza e di lungaggine dei tempi processuali, che ripeto, più che lungaggine dei tempi processuali è lungaggine del procedimento, compresi i tempi di indagine preliminare, anzi in buona parte a causa dei tempi di indagine preliminare, tu il problema non fai finta di non averlo perché togli la soluzione, che è la prescrizione appunto, per quanto sia una soluzione che evidentemente non ti consente l'accertamento dei fatti. Il problema resta lì, semplicemente l'hai nascosto
E in più hai creato altri problemi, perché al di là della strumentalità della prescrizione come spada di Damocle per un processo che sia efficace, efficiente anche nella sua rapidità, la prescrizione ha anche una funzione sostanziale di bilanciamento proprio dei diritti. Un processo che si allunga a tempo indefinito diventa un problema di giustizia anche per l'imputato. Ma perché i processi penali soprattutto non possono durare troppo tempo? L'accertamento del fatto, la ricerca delle prove, non è una cosa, divina. Pensate soltanto alla confessione. O alla testimonianza. Ci sono delle prove, degli strumenti probatori che più il tempo passa, più diventano accertare, certo, più diventano flebili, labili, appunto. Ma pensate alla testimonianza, all'effetto del ricordo sulla testimonianza, appunto. È una cosa. A me, quando è successo di essere chiamato non come imputato ma come consulente in qualche processo a distanza di 3 anni, sono stato 3 giorni a studiare perché non ricordavo assolutamente nulla di quello che avevo scritto, e quando ho testimoniato credo di aver detto una serie di fesserie mai viste, perché non ero in condizione più. Questo lo stai dicendo perché ormai è tutto prescritto, ovviamente. Sì, ormai è tutto prescritto, tanto ormai Fofò a me mi fa un baffo, diciamo. Quindi no, non è vero, con buona pace. Anzi, quando tra un po' faccio una festa di compleanno, mia sorella fa 40 anni, volevo invitare Fofò DJ a fare magari... Se lui vuole tornare nel giro, anche perché ho la sensazione che su questa prescrizione Fofo DJ, per carità, mi posso sbagliare, ma potrebbe anche perdere il lavoro, ma su questo, diciamo, chi vivrà vedrà. Ma quale però... lavoro? Quello da DJ o quello da ministro? No, quello da ministro, quello da DJ. Quindi fondamentalmente, diciamo, tra levare le ali alle aerolinee siciliane e levare la prescrizione, direi che, diciamo, noi tre siamo tutti d'accordo. Beh, assolutamente. Noi siamo sempre d'accordo, perché siamo sempre d'accordo con qualunque cosa dica Serena, quindi è un po' una tautologia. Esatto, e quindi a questo punto mettiamo all'asta la prescrizione, mettiamo all'asta anche, no, però mettiamo all'asta anche le azioni dell'aerolinea. Sì. No, scusate, ma perché non mettiamo all'asta invece e chiudiamo veramente? Mettiamo all'asta la console di Fofo DJ. Secondo me, guardate che facciamo veramente un successo. Caspita, roba caspita, che neanche la chitarra di Eric Clapton. Ad avercela. Allora, buona serata, buona giornata e buon tutto. Ciao. È all'asta comunque le aerolinee siciliane per far tornare a mente in patria. Sì, è vero. Ciao. Ciao.